potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bello a tutti ragazzi, con RIGHE che vi parla e bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Oggi sono qui per comunque mostrarvi, come avete letto dal titolo e copertina, modi, ok? Dei modi per farmare velocemente, ok? Farmare velocemente XP di batto all'interno di comunque Salva il Mondo per la modalità di Battaglia Reale. Sappiamo tutti che è stato introdotto anche da poco questa funzione qui, non è troppo lontana come funzione, che ora finire missioni, fare determinate cose nelle missioni porta ad ottenere XP di battle, quindi ragazzi è una cosa molto positiva. Perché ragazzi mi sono arrivate molte domande del tipo: ma com'è che fai ad essere già a livello 200 e passa su Battaglia Reale? Che modi ci sono, eccetera, eccetera? Perfetto ragazzi. Allora, io ad esempio sono appena entrato dentro una distruggi accampamenti, ok? Mi metto la classica build e ora ragazzi apro Fortnite DB. Sicuramente è una, cioè comunque una, è un sito che molti di voi conoscono. Molti di voi hanno già visto, serve per vedere più che altro le leaderboard delle persone. Non solo, dice anche che missioni V-Bug ci sono, che quest ci sono, che eroi danno nelle missioni, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo c'è questa sezione chiamata Battle Pass. Qui, ragazzi, possiamo vedere tutte le informazioni che ci servono. Quindi, ragazzi, se volete guadagnare molti XP di Battle all'interno della modalità di Salva il Mondo, per anche le persone che non ci giocano, questo è un ottimo consiglio. Perché ragazzi, innanzitutto potete guadagnare massimo 600.000 XP giornalieri. E voi dite, sono un sacco. No, non sono un sacco. Perché con alcune missioni, o addirittura con un'unica missione, o barra 2, riuscite a farli subito. Quindi ragazzi, è pochissimo 600.000. Una volta era 1.050.000. Poi è stata tolta ragazzi. Questa cosa è stato praticamente dimezzato quasi. O meglio, poco di più. Quindi ragazzi, qui c'è scritto che il massimo è 600.000 XP. Ora qui ragazzi ci sono tutti quanti i dati per ogni missione e in base al, tipo in questo caso, lancia il razzo, la conosciamo tutti come missione. Allo stage 1 se lo fate vi dà 4600, il secondo vi dà 5300, se fate fino al terzo vi darà 6000, quindi ragazzi più si va avanti più si ottengono XP, se vincete vi darà 32000 XP, quindi ragazzi tanta roba. E già comunque con una missione vi siete fatti 30.000 XP, capite? Ma ci sono missioni come anche queste qui, l'avete viste, l'Endurance, che vi danno 366.000 XP se vincete. E se le crittate ve ne danno il doppio, quindi praticamente 722.000, 732.000 XP, sono un sacco ragazzi, sono veramente un sacco. Frostnite, se finite Frostnite vi darà 258.000, che è praticamente un terzo degli XP che si possono guadagnare. Volete fare gli Stormshield? A difesa 10 di Montespago vi darà 87.000 XP. Veramente ci sono modi veramente alternativi per fare XP all'interno di questa modalità. Addirittura ora sono dentro questa distruggi accampamenti. Andiamo a vedere distruggi accampamenti che cosa ci dice. Quindi cerchiamola. Repair the shelter, quindi non è quello che ci serve a noi. Build il radar. Evacua al rifugio, no, non è qui. I superstiti. Elimina raccogli, sopravvivi le notti, non ci interessa. Eccolo, distruggi gli accampamenti. Questa missione vinta ci darà 12.000 XP. Ma attenzione, non sono gli unici XP che ci dà, attenzione. Attenzione, non sono gli unici XP. Infatti si guadagnerà XP pure dai badge. Quindi, costruzione, combattimento, esplorazione, utilità. E oltretutto anche della speedrun. Quindi in base a quanti giorni ci mettete. I giorni ovviamente passano molto velocemente su Salva il Mondo. Però in base a quanto ci mettete vi darà un tot di XP, se fate entro 2 giorni vi darà 3.500, se fate entro 4 giorni 4.004, cioè più veloci siete più guadagnate XP. E poi le missioni, a mio parere, migliori per fare questa cosa qui, ve le consiglio assolutamente, vi fate le mine raccogli, vi fate le classiche recupera, cioè le rifornimento e così via, veramente ci sono un sacco di missioni veloci, ve le potete spammare senza problemi. Ovviamente, ripeto, Endurance è molto più, diciamo, consigliata, perché vi fate in una missione, anzi due Endurance, vi fate il massimo di XP. E dal top, onestamente. Quindi, ragazzi, ora sono su 250 di livello su Battle, fatto solo ed esclusivamente con Salva il Mondo. Non ho alcuna voglia, ovviamente, di fare le missioni di Battle, infatti, tramite questo...
diciamo, questa modalità di gioco che vi consiglio di giocare tutti. Io parlo per le persone che non giocano a Salva il Mondo, ve lo consiglio. Ma non per questa storia degli XP di Battle, ma proprio in generale, è proprio una bella modalità e ve la consiglio assolutamente. Noi ragazzi ci vediamo stasera in live e allo stesso tempo domani mattina con un nuovo video. Io vi ringrazio della visione veramente tanto e niente, questi comunque erano i consigli per guadagnare tanti 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 XP di Battle all'interno della modalità di Salva il Mondo. Qui da Rega è tutto, bella Rega, e grazie della visione. A stasera e a domani mattina alle 7 col video.